Kwiatkowski e Alaphilippe, ma attenzione perché dietro il gruppo ha recuperato, si è creato un buco anche davanti, parte adesso costretto a lanciare uno sprint lunghissimo Peter Sagan davanti a tutti, prova a rientrare Mika Kwiatkowski, poi Alaphilippe con Peter Sagan che è sempre davanti, Peter Sagan e poi la testa a testa con Kwiatkowski, attenzione il testa a testa con Kwiatkowski, credo che sia Mika Kwiatkowski, strettissimo tra Kwiatkowski e Peter Sagan che rischia, ma adesso dobbiamo attendere un'altra inquadratura, rischia di subire un'altra beffa Peter Sagan perché forse lo ha bruciato proprio sul traguardo Mika Kwiatkowski. Attendiamo adesso un'altra inquadratura, c'è stato quasi un contatto fra i due, Silvio, subito dopo il traguardo, tentativo da parte di Sagan di dare il colpo di rete subito dopo il traguardo, ma Peter Sagan, la lucidità del fuoriclasse slovacco, finale. È andato immediatamente a complimentarsi con Mika Kwiatkowski che vince, arriva l'ufficializzazione, il successo di Mika Kwiatkowski. Ecco qua, abbiamo visto l'arrivo della Milano-Sanremo, un arrivo davvero spettacolare, una sfida all'ultimo colpo di pedale tra Peter Sagan e Michael Kwiatkowski. Quest'ultimo ha vinto, a dir la verità ha sfruttato anche un po' il lavoro di Peter Sagan, con lui anche il francese Alaphilippe, sono andati un po' a rimorchio, qualche cambio gliel'ha dato Kwiatkowski, ma il lavoro più grosso lo ha fatto Sagan che sulla salita del Poggio aveva preso il largo, aveva preso un po' di vantaggio. Questi due atleti hanno avuto il merito di saperlo riprendere in discesa e di arrivare con lui al traguardo anticipando di poco il gruppo degli inseguitori. Una bella vittoria per Kwiatkowski che ricorderete aveva vinto anche le strade bianche, e tra l'altro campione del mondo di qualche anno fa, mentre l'attuale campione del mondo ha rinnovato la tradizione che vuole il campione del mondo da parecchi anni perdente sul traguardo di Sanremo. Comunque una bella Sanremo sicuramente, voi vi chiederete gli italiani che fine hanno fatto, per trovare il primo italiano bisogna andare fino al nono posto e si tratta di Elia Viviani, più indietro tutti gli altri. Naturalmente sono finiti i tempi in cui si vedevano gli italiani primeggiare e qualche volta gli stranieri vincere a Sanremo, ma tutto cambia e il ciclismo fa la sua strada. Ormai le nazioni che prima andavano a rimorchio dell'Italia, del Belgio e della Francia, ora sanno imporsi anche a chi li ha fatto da maestro. Bene. Adesso noi andremo oltre e adesso vi dirò delle due gare per l'Elite Under 23 che si sono disputate nell'ultima settimana. C'è stato il Gran Premio San Giuseppe a Monte Cassiano, una gara internazionale di grandi tradizioni. Ricordiamo vincitore anche il nostro Alessandro Malaguti, che di lì ha spiccato il volo anche per arrivare al professionismo. Ultimamente si sono succeduti altri vincitori e questa volta ha vinto Savini, un corridore toscano che corre per la Maltinti Lampadari, ha preceduto sul traguardo Francesco Romano della Fenice e Leonardo Basso della General Store. L'altra gara, la popolarissima di Treviso, anche questa è una gara di grandi tradizioni, è stata vinta da Filippo Calderaro, una conoscenza, una vecchia conoscenza, che diciamo così, ma non è neanche tanto vecchia, perché ricorderete Filippo Calderaro aveva vinto circa 4 anni fa, se non vado errato, a Cassanigo, la gara che si disputa poi domenica prossima. Calderaro, che è un portacolori della Zalf Euromobil, ha preceduto Damiano Cima, il vincitore di San Bernardino, che corre per la Viris Maserati. In terza posizione invece si è classificato Bonifazio, che è il fratello del professionista
un atleta molto veloce, dalle caratteristiche di velocista, e naturalmente molto più giovane del fratello, che ritroveremo sicuramente presto tra i professionisti. Ed ora andiamo avanti col programma di questa sera, andremo avanti con l'arrivo, ci siamo limitati a riprendere l'arrivo del Gran Fondo Davide Cassani, disputata domenica scorsa nel Faentino, arrivo in Piazza del Popolo a Faenza. Noi abbiamo l'arrivo della Medio Fondo, vinta tra l'altro da un atleta del Riminese, di Montescudo, che ha preceduto un altro atleta che va per la maggiore per quel che riguarda le Gran Fondo. Poi su questo arrivo della Medio Fondo vi leggeremo anche l'arrivo della Gran Fondo. Di seguito passeremo poi sempre alla gara legata alla Gran Fondo Davide Cassani, una gara per i Nors che partiva da Solarolo e arrivava anche questa in Piazza del Popolo a Faenza. Adesso vediamo questi due o tre filmati, poi passeremo alla pubblicità e ci sarà ancora dell'altro in seguito. Grande giornata di ciclismo a Faenza, dove si è disputata la Gran Fondo Davide Cassani, assieme alla Gran Fondo anche la Medio Fondo, dove partecipava anche il commissario tecnico della Nazionale. E poi dopo le due gare, la Gran Fondo e la Medio Fondo, nel pomeriggio si è disputata anche la Gran Fondo Giovani, riservata alla categoria Juniores, una gara in linea da Solarolo a Faenza con 5 passaggi sul circuito dei Monti Coralli. Quindi diceva una gran bella giornata, anche baciata dal sole, contrariamente ad altre edizioni che hanno visto davvero il tempo scatenarsi contro i concorrenti. Qui invece concorrenti confortati dal bel tempo, e chi l'ha fatta in maniera non troppo impegnativa si è anche divertito sulle colline che circondano Faenza. Ma andiamo all'ordine d'arrivo della Medio Fondo, le immagini si riferiscono proprio a questa gara. Qui a vincere è stato un atleta di Montescudo, che corre però per la Frecciarossa di Rimini, Marco Spada, che ha fatto la gara in parallelo con Corsello, che è arrivato al secondo posto. Quindi un atleta, Corsello, che si è distinto parecchie volte anche nelle Gran Fondo, cioè nei percorsi lunghi, mentre al terzo posto si è classificato Daniele Bucci, anche lui delle Frecce Rosse. Qui tra le donne si è imposta Marika Tassinari della Fashion Faenza, che ha preceduto tutte le altre concorrenti. Ma passiamo anche all'arrivo, sempre osservando gli arrivi della Medio Fondo, agli ordini d'arrivo della Gran Fondo, dove si è imposto Tommaso Elettrico del team CPS, ha preceduto Carlo Muraro del team Berardo, al terzo posto Daniele Terzi del Temac team, quarto Fabio Cini del Cicli Copparo e al quinto posto Cristian Barchi del Cannondale Gobbi. E qui tra le donne si è imposta la marchigiana Barbara Lancioni, un'atleta abituata ormai a vincere tutte le gare a cui partecipa. Simone Buda qui alla partenza della prima gara per juniores in Romagna, ma come parti, con quali speranze, quali aspettative? Ma partiamo bene, abbiamo una grandissima squadra quest'anno su cui contare e ci siamo allenati molto molto bene, sono convinto delle potenzialità. L'anno scorso abbiamo fatto una grande esperienza, tanti piazzamenti, davvero contentissimo della stagione a primo anno. E quest'anno la squadra che mi supporterà al 100%, io sono pronto già da questa prima gara e spero di vederti all'arrivo anche. Bene, la Romagna è con te, ciao, ciao. Bocca al lupo. Ed eccoci alla Gran Fondo Davide Cassani, giovani.
gara riservata alla categoria juniores, voluto appunto da Davide Cassani per aiutare il mondo giovanile da parte delle Gran Fondo che sono notevolmente molto più ricche delle categorie giovanili. 170 corridori hanno preso il via da Solarolo, tra questi tre squadre romagnole, le uniche tre squadre romagnole della categoria juniores, è precisamente la Sidermec Fratelli Vitali, il team Bike Romagna e il team Alice Bike Elite Service. Questa di Cesenatico, la Sidermec di Gatteo e l'altra squadra di Cotignola. Un percorso veloce, naturalmente i Monti Coralli, specialmente fatti dalla parte bassa, non sono molto impegnativi, si faceva soltanto una volta i coralli alti e qui infatti poi si è sviluppata quella fuga che è andata quasi fino all'arrivo. Ci è mancato poco, ma una fuga di 7 uomini che si sono impegnati per poter arrivare da soli al traguardo, invece proprio nell'ultimo chilometro sono stati ripresi dal gruppo quasi compatto, meno quelli alcuni che si erano già ritirati. Prima di questa fuga che poteva decidere la corsa c'era stato un tentativo di 3 uomini a circa metà gara, poi uno da solo ha provato, ma era un'impresa quasi impossibile con un gruppo così numeroso alle spalle, e infatti alla fine c'è stata la volata a gruppo compatto che ha visto anche Simone Buda, che avevamo intervistato all'inizio, tra i primi 10. Ma adesso andiamo con l'ordine d'arrivo. Alla fine dei 79 chilometri ha vinto con una gran bella volata Manuel Facchini della Noceto Niel, che ha compiuto il percorso alla media oraria di 43:122. Ricordiamo che Facchini era alla sua prima vittoria tra gli juniores di secondo anno. Al secondo posto si è classificato Davide Adamo, del sud, del team Sud Tirol, terzo Alex Troia della Pressic, al quarto posto Christian Fagni del gruppo sportivo Parmense, quindi poi seguono Gabriele Baggio della Pressic, poi Filippo Baroncini della Massese al sesto posto, settimo Jacopo Bartolan della Ciclisti Padovani, quindi abbiamo il nostro Simone Buda della Italia Nuova, al nono posto Andrea Cantoni, altro romagnolo, un atleta di primo anno, comincia bene Manuel Cantoni, e al decimo Luca Longagnani della Ciclistica 2000. Ecco, Raffaele Babbini di Solarolo, perciò non poteva mancare alla gara di casa sua come direttore sportivo. Lui è salito molto più in alto, però un passo indietro per quando si tratta di fare una rimpatriata si fa volentieri. Anzi, era indispensabile. Questo è il terzo anno di questo connubio Solarolo-Faenza, oltretutto sia io che Davide, in particolar modo, che è stato un po' l'ideatore di questa corsa, era doveroso partire. Ovviamente le due amministrazioni sono in perfetta sintonia per dare vita a questo, chiamiamolo così, un servizio a favore dei giovani. La categoria di juniores ritengo che sia la più bella, quella che crea e vede e dà l'impressione e dà la competenza e la lettura di quello che potranno essere i futuri, speriamo, campioni. Sono passati oltre 20 anni da quando venivo a Solarolo e quando organizzavi le corse proprio lì nel tuo paese, però insomma il ciclismo va sempre avanti e direi, anche se c'è qualche rimpianto, insomma il ciclismo è sempre una cosa grande.
Beh, il ciclismo è quello che accomuna, è quello che scuote gli umori, le sensibilità delle persone e degli sportivi. Il bello di riuscire a far passare questo concetto, perché l'uso della bicicletta deve diventare l'elemento prioritario. Poi tutti i giovani che si avvicinano al ciclismo della grande competizione, dobbiamo dirgli grazie, dobbiamo dirgli e dobbiamo avere rispetto per loro, rispetto e un po' più di rispetto in generale per i ciclisti, anche di chi va a passeggio e chi vive la città per andare in bicicletta. Questo è il ciclismo. Ecco, io ti ringrazio, naturalmente non mancheranno tue notizie, perché tutti seguiremo il Giro d'Italia con passione e sicuramente ne vedremo delle belle. Sicuramente, oltretutto stiamo allegramente lavorando per il Giro d'Italia Under 23, che ci sta prendendo molto, ma pensiamo di e siamo convinti di farcela come merita. Il CT Davide Cassani l'ha voluto, noi ci abbiamo creduto, ci stiamo credendo e stiamo cercando di mettere insieme tutte le risorse possibili per che si possa definire Giro d'Italia, guardando al futuro. Bene. Grazie a voi. Grazie, ciao. Grazie a te. Ciao, ciao. Ed eccoci di nuovo in studio. In questa seconda parte di Ultimo Chilometro parleremo del Giro d'Italia Under 23, in programma proprio in giugno, dall'8-9 giugno in avanti, con 7 tappe di cui ci parlerà nel dettaglio. Nel dettaglio ci parlerà Marco Sellari, uno degli organizzatori, insieme a Davide Cassani, e ci parlerà nei particolari di questo giro. Ecco qua, alla partenza della gara di Juniores qui a Solarolo abbiamo incontrato Marco Sellari. Naturalmente tutti quelli che seguono il ciclismo lo conoscono, perché è stato organizzatore del Giro delle Pesche Nettarine fino a qualche anno fa e adesso si è imbarcato in una nuova avventura, e un'avventura più importante direi, quella del Giro d'Italia Under 23. Ecco Marco Sellari, come ti è venuta l'idea? Ti avrà coinvolto naturalmente il tuo amico Cassani. Ma l'idea, come ho già detto in qualche altra intervista, è praticamente la maturazione di un paio di anni di lavoro incontrandosi durante il Giro delle Pesche Nettarine di Romagna. Ovviamente Davide Cassani in prima linea da un paio d'anni a questa parte, insieme abbiamo iniziato a lavorare appunto a questo progetto e ormai diciamo che ci siamo, perché poi mancano solamente 3 mesi al via, forse qualcosa di meno. Naturalmente tu sei uno che in questo contesto la sai lunga, perché più di te nessuno conosce gli Under 23 per averli trattato abbondantemente qualche anno fa. Beh no, con questo Luciano non è che io sia meglio degli altri. No, io credo, non ecco, meglio, sei più sì, informato, ce ne sono, hai ce ne più conoscenza. Sì, insomma, sono molti gli organizzatori comunque che fanno delle cose che sotto il mio interesse anche invidiabili, perché se andiamo a vedere nelle Marche ci sono delle gare che sono veramente invidiabili. Sì, sì. E no, diciamo che un po' di esperienza che mi ha dato il Giro delle Pesche Nettarine fa sì che possiamo mettere insieme un giro che dal 2012, che non era più in programma, in questo modo, con tutti gli sforzi di volontario, perché tutti lavoriamo, abbiamo la nostra professione anche da curare, proviamo di fare un qualcosa per il futuro dei giovani, dove appunto sta un po' mancando. Se andiamo a vedere anche l'ordine d'arrivo della Milano Sanremo di ieri, 2 su 15 non è molto. Non è molto davvero. Ecco, naturalmente questa è sicuramente una buona iniziativa, anche perché rifacendoci poi al Giro delle Pesche Nettarine, parecchi di quelli sono tuttora ancora delle speranze e ancora uomini validi che sui quali bisogna contare, insomma. Ma tipo, direi tipo Cattaneo, tipo certo, perché tra altre cose fa molto piacere rivedere Mattia Cattaneo dopo un paio di anni di infortuni e qualche problemino di salute, a vederlo lottare con i primi
Un altro è Caruso. Un altro è Damiano Caruso che sta andando molto forte. Aspettiamo Davide Formolo al prossimo giro o al tour, dipende che programma c'ha in corsa. Villella, anche lui è stato proprio. Villella, protagonista. Certo, Matteo Trantin, che lo vediamo spesso nei primi, anche lui ha vinto delle tappe. Cioè, fa piacere ovviamente, sì, come sì, tutti sì, quanti gli organizzatori. Ecco, però vogliamo sapere un po' sulle tappe. Sappiamo che parecchie tappe si disputerò qui, in provincia di Ravenna-Forlì e un po' il resto nelle Marche e in Abruzzo. Però a noi interessa particolarmente queste qui, che, i percorsi che conosciamo, direi, perché molte gare insomma si svolgono lì. Ormai le poche degli under 23, però percorsi famosi, però vorremmo sapere un po' più nel particolare quali sono questi tracciati, a iniziare per esempio da quella, quella di Forlì, che ha un percorso che prevede il Trebbio, il Casale. Ma io credo che sia una delle tappe dove inizieremo anche a vedere delle classifiche abbastanza delineate, perché è una tappa dove i fondisti, ma non parlo di scalatori, ma chi ha un bel passista scalatore, gente che è abituata a far fatica, probabilmente inizierà a lasciare il solco nella classifica generale. Ecco, per allora, Monte Casale, Monte Trebbio. Monte Casale, Monte Trebbio. Io credo che il Monte Trebbio dal lato duro di Modigliana si faccia dire del suo, quindi, e poi ovviamente quello, dopo il Monte Trebbio rimane ancora qualcos'altro. È il vero Trebbio. Sì, quello è il vero Trebbio, quello è il vero Trebbio, anche se è un po' più corto che dal lato di Dovado. Sì, sì, però. Ma poi considera. Sopra Modigliana, insomma, si fa sentire. Considera che prima comunque hanno già affrontato altre due salite e non è da meno il Casale dal lato di Brisighella, appunto. Perché comunque ha un paio di strappi molto, molto impegnativi. Sarebbe più famoso come Cotignola, come Cotignola, esattamente. Sì. No, come tappa sicuramente lascerà il segno. Le altre due che precedono appunto la terza tappa, che parte da Bagnare e arriva a Forlì, quella di Imola è una tappa che è adatta a due tipi di corridori, ai velocisti puri, perché ci sono un paio di salite, ma i Tremonti non fanno più una selezione neanche con cinque giri. Sì, perché un buon passista lì, quindi non... a mio avviso si prevede un arrivo in volata. Mentre il giorno di Castellarano è un circuito spettacolare, 34-35 km, dove prevede un paio di strappette di 1,5 km, e probabilmente anche qui è più adatta per scattisti che per un velocista puro. Però è una bella tappa, perché darà modo anche a far vedere i corridori quattro volte, quelli che partecipano al giro, perché il percorso è appunto questo circuito di 32 km e credo che, come dicevo prima, dia veramente modo a far vedere la carovana a tutto il pubblico che seguirà il giro. Ecco, la Forlì Gabicce, sulla carta, leggendo le due località, farebbe pensare una tappa con poche difficoltà, però visto che i chilometri per andare a Gabicce da Forlì sono poco più di 80, ma la tappa invece ne prevede qualcuno in più, vuol dire che andrete anche nell'interno. Sì, c'è Bertinoro, ma in realtà è tutta pianura, tutta pianura, anche perché abbiamo bisogno di far respirare un po' i corridori tra Forlì, tra la tappa di Forlì e la tappa che segue dopo, e il giorno che segue dopo la tappa di Gabicce, perché sarà una delle tappe veramente determinanti del giro, perché quel giorno si correranno due semitappe. Sarà impegnativa la mattina, anche se è corta, 85 km, ma a pomeriggio c'è un acrolometro di 14 km dove c'è prevista una salita, e sarà secondo me un giro, sarà una parte finale del giro molto impegnativo. Il dopo, ancora la tappa di che concluderà appunto Osimo col doppio impegno Campo Cavallo. Entrambe le ultime due partenze del giro partiranno dal mare e Francavilla al mare, ma saranno entrambe impegnative, perché quella che finisce a Casale in Contrada incontrerà anche una salita che è, il primo pezzo è Passo Lanciano. Poi Casale in Contrada si affronterà tre volte con due o tre strappi del 15%, quindi di 2 km ogni strappo, quindi diventerà molto dura. Il giorno dopo, sebbene che sia pedalabile,
Campo Imperatore, ma è una salita che è 40 km, sì, quindi... È una salita che si fa rispettare. Esatto. Sì. Cima Pantani, perché vince Marco Pantani e sta denominata Cima Pantani. Bene, io direi che è un buon giro. Testeremo, scusami Luciano se ti interrompo, testeremo l'equipe, la squadra di lavoro già sabato prossimo con la prima edizione delle Strade Bianche di Romagna. Mm-hmm. È una gara per Under 23 nazionale, partenza da Mordano, arrivo a Mordano, 131 km di corsa, 17 settori di sterrato per un totale di 22 km di strada bianca. Quindi qui ci testeremo noi. Testeremo le persone, che i volontari che seguiranno poi il Giro d'Italia Under 23. E sarà anche un bel banco di prova per gli atleti. Io credo che sarà una bella gara. Bene, allora, tutto è pronto sulla carta. Poi sì, naturalmente la vostra esperienza farà sì che questo sia un giro da ricordare nel tempo. Lo spero anch'io. Un po' perché segna la ripresa del Giro d'Italia Under 23 e un po' perché, visto la carenza di gare ormai in questa categoria, specialmente in Romagna, vuol dire che sarebbe un bel rilancio per stuzzicare anche nuove iniziative. Certo, certo. Io ci credo, altrimenti non mi sarei messo a lavorare appunto per questa mission del nostro commissario tecnico Davide Casciani. Sì, sì, sì. Bene, Marco, in bocca al lupo. Crepi e arrivederci alla prossima. A giugno. Okay. E adesso passiamo all'ultimo filmato di questa sera e parleremo un po' della coppia Bartali, che partirà domani da Gatteo con alcune tappe qui in Romagna. La prima a Gatteo, una gara in linea al mattino con la gara a cronometro squadre nel pomeriggio. Il giorno dopo partenza da Riccione venerdì e arrivo a Sogliano al Rubicone, una tappa piuttosto severa con il circuito con la salita di Monte Tiffi da ripetere due volte, quindi già una prima scrematura alla classifica generale. Poi il giro continuerà per le altre tappe di cui parleremo in questo servizio. La settimana internazionale Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale, da oltre un decennio si è imposta all'attenzione del grande pubblico come appuntamento di primaria importanza sportiva e non solo. Il ricordo di due veri e propri miti della storia dello sport e del nostro paese, unito al prestigio di una gara particolarmente legata ad un territorio ricco di storia e di passione, rappresenta indubbiamente la chiave del successo di questa manifestazione. Se si scorre velocemente l'albo d'oro della gara organizzata dal gruppo Sportivo Emilia, si può comprendere come la settimana internazionale Coppie Bartali Trofeo Banca Interprovinciale rappresenti uno dei momenti tecnicamente più interessanti di inizio stagione. L'ultimo ad aggiudicarsi la gara nel 2016 è stato il russo Sergei Firsanov, poi interprete di ottime prestazioni durante la primavera. Prima di lui è stato il turno di uno dei più grandi talenti a livello internazionale, sudafricano Luis Meintjes, che aveva seguito il campione olimpico su pista e pluricampione del mondo Peter Kenaf e l'italiano Diego Ulissi, trionfatore nel 2013.
Ma non è tutto, la gara a tappe è stata vinta anche da atleti del calibro di Cadel Evans, Damiano Cunego, Michele Scarponi e Franco Pellizzotti. Alla settimana internazionale Coppie Bartali ha inoltre ottenuto la sua prima vittoria da professionista un giovanissimo atleta siciliano. Era il 22 marzo del 2004, quel ragazzo di strada ne ha fatta e in poco più di un decennio ha conquistato due Giri d'Italia, un Tour de France, una Vuelta a Spagna, un Lombardia e altre grandi classiche. La gara si correrà sotto l'egida del CONI, Unione Ciclistica Internazionale, Lega Ciclismo Professionistico, Federazione Ciclistica Italiana e Associazione Organizzatori Corse Ciclistiche e sarà valida come quarta prova della Ciclismo Cup 2017 e come prima prova della Challenge Emilia-Romagna Beghelli, la speciale classifica che tiene conto della partecipazione dei piazzamenti degli atleti e dei gruppi sportivi nelle gare organizzate in regione dal GS Emilia. Come da tradizione, la settimana internazionale Coppie Bartali Trofeo Banca Interprovinciale si aprirà con un doppio appuntamento. Nella mattinata di giovedì 23 marzo, a Gatteo, si terrà la tappa in linea che ricalcherà la frazione che da qualche anno a questa parte rappresenta l'avvio della gara e che si svilupperà fondamentalmente su due circuiti. Dopo il via del cuore di Gatteo, i corridori raggiungeranno lo stabilimento della Sidermec di Pino Buda, marchio da sempre vicino al grande ciclismo, per il via ufficiale. Nelle fasi iniziali si affronterà un primo tratto di percorso pianeggiante che, dopo il primo passaggio da San Mauro Pascoli, porterà gli atleti a transitare per la prima volta sotto il traguardo. Qui la carovana raggiungerà Gambettola per poi andare a salire verso lo strappo del castello di Longiano, che sarà affrontato per altre due volte, quando i corridori percorreranno il circuito tanto conosciuto dagli appassionati ciclisti e che ogni anno ospita la 2 per bene. Dopo l'ultimo scollinamento, una veloce picchiata porterà la corsa verso il traguardo di Gatteo, dove inizierà il circuito con il passaggio da Fiumicino. Tradizionale appuntamento della settimana internazionale Coppie Bartali Trofeo Banca Interprovinciale è la Crono Squadre, che quest'anno si proporrà ancora con la formula avviata nel 2013, quella delle formazioni suddivisa in due squadre da quattro corridori ciascuna, sul tracciato che prevede la partenza da Gatteo a Mare ed arrivo dopo 11 km e 200 metri a Gatteo. Venerdì 24 marzo sarà Riccione ad ospitare la partenza della seconda tappa. La cittadina romagnola dunque ancora una volta si propone come località che strizza l'occhio al ciclismo e che si appresta ad abbracciare con il consueto entusiasmo tipico di questa terra la settimana internazionale Coppie Bartali Trofeo Banca Interprovinciale. Dopo un breve trasferimento nel centro di Riccione e dopo il chilometro zero nei pressi del centrale Viale Ceccarini, la gara attraverso un percorso molto vario, privo di lunghe salite ma costellato di strappi più o meno ripidi come quello di Scacciano, toccherà le località di San Clemente e di Coriano San Salvatore per poi lambire il territorio della comunità di San Patrignano. La corsa quindi affronterà una parte piuttosto impegnativa in cui i corridori troveranno in rapida successione le salite di Verucchio e Toriana. Dopo lo strappo di Montecchio si raggiunge il territorio di Sogliano per entrare nel circuito delle ville di Monte Tiffi con un primo passaggio sotto il traguardo. Il circuito di 22 km e 100 metri dovrà essere affrontato per due volte e presenta un tratto in salita con una pendenza media del 7% e punte del 16%. In cima alla salita è posto il Gran Premio della Montagna. Il finale sarà ricco di emozioni e Sogliano ancora una volta ci consegnerà un grande vincitore dopo l'oro olimpico della pista Peter Kenhoff, trionfatore nel 2014 e l'ex campione del mondo sempre su pista Ben Swift, oltre al russo Sergei Firsanov, primo lo scorso anno.
took your time with the call. I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. La terza giornata avrà come scenario la cittadina di Crevalcore, ormai punto di riferimento della settimana internazionale Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale, e che quest'anno avrà una tappa interamente nel proprio territorio. Le fasi iniziali della corsa proporranno un tracciato che andrà a toccare tutte le frazioni. Un omaggio ad un territorio profondamente segnato da tragici eventi che ha affrontato e che affronta tuttora con grande dignità. Lungo questa prima tornata sarà anche stilata una speciale classifica dei traguardi volanti che assegnerà il trofeo delle frazioni. Abbandonato il tratto in linea, la tappa entrerà nel classico circuito di Crevalcore. 12 km e 200 metri piatti come un biliardo che i corridori dovranno affrontare per 10 volte prima dell'epilogo, che come sempre sarà carico di quell'adrenalina e suspense che solo gli arrivi di gruppo sono in grado di trasmettere. Grandito ritorno per quanto riguarda il gran finale, che proporrà un classico della settimana internazionale Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale, la Fiorano-Modenese Sassuolo di domenica 26 marzo. La tappa, che vedrà tutte le operazioni preliminari presso la Lea di Andrea Mussini e che ricorderà la figura di Giovanna Mussini, prenderà il via da Fiorano Modenese, località conosciuta in tutto il mondo per il circuito di prova delle Ferrari e le pregiate ceramiche, ma che guarda con un occhio di particolare interesse al ciclismo e a questa gara. È proprio a Fiorano che è nata e si è sviluppata la collaborazione tra il gruppo sportivo Emilia e le amministrazioni locali, che ogni anno ospitano le tappe emiliane della settimana internazionale Coppie Bartali Trofeo Banca Interprovinciale. Un connubio quanto mai azzeccato, che porta benefici sia al mondo del ciclismo sia a questo territorio. Dopo il via, il gruppo affronterà un circuito di circa 30 km da ripetere due volte, nel quale è stata inserita la salita di Monte Vangelo, un muro di 2,4 km con pendenze dell'8-10%. Ma non è tutto, perché una volta giunti a Sassuolo i corridori dovranno vedersela con il circuito conclusivo di 23 km e 800 metri che presenta l'impegnativa salita di Monte Gibbio. Un altro muro di quasi 2 km al 16-18% di pendenza che sarà affrontato per 4 volte prima del gran finale di Sassuolo, località tra l'altro in cui Marco Pantani ottenne l'ultimo podio della carriera quando si classificò al secondo posto proprio nell'ultima tappa della settimana internazionale Coppie Bartali del 2003. Dall'anno successivo, dopo la scomparsa del Pirata, il dorsale 145, appartenuto a Pantani in quell'edizione della gara, non è stato più assegnato alla settimana Coppie Bartali. Ma andiamo a vedere le fasi finali di questa tappa con due atleti che queste strade le conoscono molto bene. Ciao a tutti, io sono Euger Zuppa della Williers Italia. Ciao a tutti, io sono Nicola Gaffurini della San Gemini MGK V Solmo e oggi andremo a vivere insieme le due salite della quarta tappa della settimana internazionale di Coppie Bartali. Siamo all'inizio della salita del Monte delle Tre Croci. Abbiamo percorso circa 15 km di gara e qui potrebbe nascere la prima fuga di giornata. Monte Vangelo è la salita dove ho fatto i miei primi passi in bicicletta e la conosco bene. Se qua a questo punto non è andata via la fuga, ci sarà battaglia e verranno fuori bei macelli. C'è un panorama stupendo da qua, però mi sa che in corsa i corridori saranno impegnati ad affrontare le pendenze che sono costantemente sopra il 10%. Per me la settimana internazionale Coppie Bartali è sempre stata la corsa che
dei miei sogni, diciamo, perché le prime gare che ho iniziato a vedere dal vivo sono state qua e quelle che passavano sotto casa mia. Siamo sempre attorno al 12-13%, siamo fortunatamente siamo quasi in cima. Siamo attorno al chilometro 80 e siamo entrati nel circuito di Sassuolo. E sì, il circuito da ripetere 4 volte, e in cui si affronterà la dura salita del valico di Fazzano. Le pendenze sono costantemente attorno al 12-13-14%, sarà l'ultima chance per gli scalatori di recuperare terreno e provare a ribaltare la classifica, magari anche su, rispetto ai corridori che hanno guadagnato qualcosa nella cronometro a squadre. Qui bisognerà cercare di far saltare il banco. Abbiamo appena fatto il punto più duro della salita con pendenza del 18%. Da quanto mi ricordo io, qua ogni anno era sempre pieno di pubblico che tifava i corridori. Sicuramente lo spettacolo non mancherà, perché secondo me viene una bella battaglia. Siamo alla fine della salita, quarto giro. Da qua mancano esattamente 10 km all'arrivo, tra cui 6 di discesa, discesa non tanto tecnica, però si va giù. Per me è una corsa che arrivano in una decina in volata. Io vorrei ringraziare Adriano Amici e il GS Emilia, perché tiene vivo il ciclismo qua nelle mie zone in Emilia. Un giorno spero di vincere questa tappa e spero che Adriano continui a fare le corse qua in zona. Il traguardo finale sarà previsto nella centralissima via Cesare Battisti, a 2 passi da piazza Garibaldi, che incoronerà il vincitore della settimana internazionale Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale. Nell'occasione saranno celebrati anche il vincitore della classifica punti con la maglia bianca Selle SMP, il miglior scalatore che riceverà la maglia verde Sidi e il miglior giovane che si aggiudicherà la maglia arancione Felsinio La Mortadella e il primo leader della Challenge Emilia Romagna Beghelli, che vestirà la maglia bianca. Your husband, here's a few things you need to know. If you wanna be my one and only all my life, dear future husband, if you wanna get that special loving, tell me you're beautiful each and every night. That's right. Oh, oh, future husband, better love me right. Oh, oh, future. Ci troviamo qui al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, dove è stata presentata la Coppie Bartali. Qui accanto a me Adriano Amici, e diciamo che questa gara è molto importante, le dà sempre molta importanza alla Romagna, che infatti parte da qui. Sì, diciamo che è una corsa che ormai si è consolidata nel nostro territorio emiliano-romagnolo, non dimentichiamo anche la parte modenese, per cui diciamo emiliano-romagnolo inteso proprio come completezza della manifestazione, che ormai sono 10-11 anni, e pertanto sono molto contento che anche quest'anno abbiamo avuto una richiesta di partecipazione molto alta, 42 richieste per una partecipazione di 25 squadre, per cui è il massimo, è il top proprio che si possa avere. E in questi ultimi 5 anni questo credo che sia la migliore degli ultimi 5.
Infatti al Taglio del Naso ci saranno 200 ciclisti provenienti praticamente da tutto il mondo. Sì, diciamo che rappresentano circa 32-33 paesi a livello non solo continentale ma a livello globalizzato, per cui con tanti campioni tra l'altro conosciuti anche a livello televisivo, pertanto non è difficile conoscerli quando saranno alla partenza. E si è allargato a livello, diciamo, sono inseriti alcuni sponsor importanti come la Segafredo, la Panaria, da Navigare, pertanto sono sponsor di tutto rispetto, già assieme agli altri che formano un pacchetto di una credibilità immensa. Quindi quanto è importante il sostegno degli sponsor per organizzare queste gare? Diciamo che non è soltanto importante, è importantissimo, così come è importante il discorso delle amministrazioni, che senza di loro chiaramente non si potrebbe, e a loro va veramente un grosso ringraziamento per la credibilità che danno al Gruppo Sportivo Emilia, che si fa sì che puoi andare a spendere delle parole veramente con certezza che queste qui vengono mantenute. Alla presentazione della coppia Bartali e anche Manuela Belletti, che per te questa gara è una gara di casa in cui tu hai già partecipato e comunque parteciperai anche questa volta. Sì, è una gara di casa nel vero senso della parola, perché comunque si parte da casa mia in pratica e si arriva a un chilometro. E ci tengo particolarmente perché ho già raccolto 3 successi di tappa e quest'anno spero di raccogliere anche il quarto. E quest'anno non ci saranno i dispettucci, diciamo, di Francesco Chicchi, anche se ci saranno altri concorrenti? Ma sicuramente, quell'anno a cui ti riferisci sarebbe stato veramente il massimo se la tappa appunto dove Chicchi mi ha battuto fosse successo il contrario. Avrei centrato 2 vittorie di tappa, però mi accontento e la stagione poi è andata bene, quindi vuol dire che è un buon trampolino come inizio. E cosa ti aspetti da questa gara? Mi aspetto spero di raccogliere la prima vittoria stagionale, ma aspetto comunque che possa servire per, diciamo, per concludere il rodaggio in vista degli appuntamenti importanti. E c'è qualche tappa che è particolarmente difficile oppure no? No, c'è la tappa comunque di Sogliano, che ormai è diventata una classica, diciamo, che è molto impegnativa perché si parte da Rizzone, si sale subito e poi la tappa ha un chilometraggio non elevatissimo, quindi bisognerà anche stare attenti per chi fatica molto in salita anche il tempo massimo, quindi di tappe dure quella e l'ultima sono molto impegnative. C'è qualcuno che temi? O... No, concorrenti ce ne sono tanti, se corressi da solo sarebbe molto più facile, ma con concorrenti validi che possono impiacerirmi ce ne sono davvero tanti, quindi io penso a fare il mio e a fare il risultato migliore. E dopo questa gara? Dopo questa gara volerò praticamente subito il giorno dopo in Belgio per la 3 giorni di La Panne, poi sarò al Via del Fiandre e Shell del Prize il 5 e dopo rientrerò in Italia, poi prima del Giro d'Italia ancora da definire il mese di aprile. Bocca al lupo. Crepi il lupo. E sabato prossimo si ritorna a gareggiare qui in Romagna. Si tratta di una gara in linea per elite under 23 denominata Strade Bianche di Romagna, e questo vuol dire che ci sono dei tratti in terra battuta. Sono precisamente 17 per un totale di 21 km di strada bianca. La gara parte da Mordano. Si spinge a Bagnara di Romagna, tocca alcune località della pianura romagnola e poi arriva anche ad Ozza, dove ci sarà il Gran Premio della Montagna, l'unica salita, l'unica asperità della giornata. Discesa ancora e arrivo di nuovo a Mordano, dove ci sarà il traguardo finale. Quindi una gara sicuramente spettacolare, con tanti brevi tratti di strada bianca che impegneranno sicuramente questi atleti, ricordo atleti under 23, che andranno a disputare questa gara organizzata dalla nuova ciclistica Placci 2013, partenza dalla piazza di Mordano alle 13:30 di sabato prossimo.
E dopo l'apertura stagionale avvenuta domenica scorsa a Faenza, ritornano ancora gli juniores in Romagna, ritornano a San Severo di Cassanico per disputare quella che fino a qualche anno fa era l'apertura delle gare juniores in Romagna. Si tratta di una gara in linea, fino a qualche anno fa si è disputata in circuito, si corre su un circuito di 5 km e 700 metri da ripetere 16 volte, in totale i chilometri da coprire saranno 92. Partenza alle ore 14. Poi nella domenica sul seguente ci saranno addirittura due gare qui in Romagna, una per juniores, il Gran Premio Colli Marignanesi per juniores, e quella per allievi ed esordienti a Villa Marina di Cesenatico con l'organizzazione della Sidermec Riviera. Ecco, qui chiudiamo per questa sera, io vi do l'appuntamento sempre a mercoledì prossimo e vi ricordo anche il sito dove potrete rivedere tutte le nostre puntate, che è vgatelerimini.it, e lì troverete la pagina dello sport, e nella stessa pagina troverete anche l'indicazione per andare a trovare Ultimo Chilometro. Io vi saluto e l'appuntamento è per la prossima settimana.